Bentrovati, alle mie spalle è appena partito da qualche livello il Day 1C, ultima fatica di questa lunga sabato di gioco, prima tappa a Sharbey. Raccontiamo un attimo invece quello che è capitato durante il Day 1B, finito proprio prima della cena, che ha visto un Silvio Schifalacqua, nome che condivido peraltro, in prima posizione, due giorni alterni per lui, perché pensate che nel Day 1A invece era stato il primo ad uscire nel primo livello e invece nel Day 1B è riuscito a mettere tutti i 72 player alle spalle, quindi nettamente, anche quindi un ottimo stack, un'ottima dota da portare avanti. Adesso è anche iscritto al D1C, dopo andremo a vedere poi come si piazzerà anche quest'oggi. Comunque già le prime lunghe chips accumulate anche per lui, sono una settantina al momento i player iscritti, anche se ovviamente la cena un po' lunga porterà qualcuno magari a insomma arrivare con lieve ritardo. Nel D1B appunto sono andati anche molto molto bene in top 10 sia Marco Fantini del team Sisal e anche del team Nero di Picchi, insieme appunto a Giuseppe Meffe, che abbiamo già visto prima, che rivedremo tra poco, e Filippo Etna, che ha avuto un finale in crescendo ed è riuscito appunto ad arrivare nella top 10 della classifica della prima parte. Bene che hanno chiuso finalmente anche Alex Longobardi, che era andata invece non molto bene, molto sfortunato durante il D1A, e Valtteri Ciodacchi, che pensate praticamente alle ultime tre mani è rimasto con qualche buio, 6 bui, 7 bui, e in 3 mani, 4 mani finali è riuscito ad arrivare oltre le 100.000 chips in dotazione. Quindi direi che insomma è andata molto bene questo finale. Bene anche Stefano Cardinale della Runner King, Luca Trotta, stesso team di appartenenza, anche se di città ovviamente diverse. Salutiamo anche tutti gli amici di Napoli che spesso ci seguono, vengono qua, ma comunque sicuramente so che ci seguono, li salutiamo caldissimamente, tra cui il nostro mitico Carmine, Domenico, insomma tutti, veramente grazie comunque di seguire. A proposito di chi ci sta seguendo, ricordiamo, l'ho fatto sempre ma fatelo anche voi direttamente online, la pagina Facebook per seguire gli aggiornamenti, il mini blog per seguire anche le mani e qualche curiosità, e naturalmente il sito per tutti i resoconti di giornata. Andiamo invece, entriamo nel vivo di questo Day 1C, perché al comando insomma in questo momento c'è un caro amico che è Giovanni Mariella, un amico dello staff che ci fa praticamente piacere vederlo già quasi a 100.000 chips, quindi evidentemente un raddoppio. Siamo, come dicevo prima, a metà del terzo livello, quindi insomma la strada è ancora parecchio lunga, però altri amici tra l'altro nei primi posti, perché abbiamo Massimo Moretti, che abbiamo avuto occasione, ha saltato la scorsa tappa in seguito appunto alle vicende di alluvione della zona del Modenese. Noi siamo particolarmente contenti di vederlo qua, soprattutto al secondo posto con 76.000 chips, è appena iniziata la strada lunga. Michele Siglio, dicevamo, in Day 1A e Day 1B non è andato benissimo, Day 1C invece in questo momento è terzo in classifica, poi Alessandro Toffoli, Fabrizio Festucci, Marcello Gelardi, Stefano Colli e Francesco Peruppato accoppiati anche loro in top 10, tra l'altro li andremo a salutare proprio tra poco, visto che sono arrivati nel pomeriggio e adesso stanno partecipando al Day 1C. Andiamo, come vi dicevo prima appunto, a vedere qualche protagonista di questa ultima giornata. Gli appuntamenti sono verso la fine giornata, in che faremo un recap totale definitivo, vedremo gli ultimi appuntamenti, vedremo chi sarà stato protagonista, cominceremo a dare anche qualche numero rispetto a quelli che potrebbero essere i partecipanti al Day 2 di domani, faremo un po' di somme tra chips accumulate, rientri e quant'altro, vedremo quanti saranno domani. Ma intanto vi lascio con le parole dalla sala da sicuramente Giuseppe Meffe, sicuramente Tiziano Grimualdo, sicuramente Francesco Peruppato e il buon Stefano Colli appunto, che è lì affiancato anche Chip Count. Andiamo a sentirli un po' dalla sala che cosa ci dicono in questo inizio di Day 1C. Per noi invece ci vediamo più tardi o sulle pagine del Chip Count in diretta, del mini blog e della pagina Facebook di Shark Events. A dopo. Allora cominciamo a salutare un po' di protagonisti, cominciamo da Tizianone qua. Com'è andato il Day 1B e questo C iniziato adesso? Male, male Marco, male, 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 male. Strano che sento delle lamentele. Non gira carta, non gira carta, no? Ma a te non servono, di nuovo. Non lo so, però che ci mi seguono fino a casa. Non mollano ancora. No. Meglio che tocchi a me un po' di carte ora, via. Non mi mollano, Marco. Ma non è finita, no. Non è finita. Basta che non fai, come un altro nostra conoscenza qua, il buon Meff. Adesso guardiamo cosa fa. Tanto cosa fai? Better. E anche ieri quando siete arrivati voi e mi è toccato foldare. Veramente non... O faccio una cosa o ne faccio un'altra. Sei monotasking. Sì, tocca foldare sempre i mostri, cosa devo fare? Voi arrivate sempre nel momento. Comunque va detto che fino adesso è andato abbastanza bene, perché siamo riusciti ad accumulare già diverse chips. Tipo zero. Secondo me sono abbastanza per arrivare a un dei due dignitosi. Sì, adesso queste qua lo faccio gioco giusto per, ma vabbè, mettiamoci in... Non ho gustato niente. Beh, però al finale, quando sono passato l'ultima volta, non stava andando malissimo. Quando? Sono passato, KK al buio da BB. Cioè. Ma sì, andiamo dietro di un giorno. Non stiamo parlando di niente. Niente.
prima aveva gli assi, vedi. Sì, vabbè, si però è sempre lì, abbiamo imbustato sempre niente, cioè non è che state dicendo tutte queste cose, ma alla fine... Vabbè, vado da Marco Fantini. Marco Fantini che ne ha tonnellato, ciao. Tra coloro invece che sicuramente non stanno accusando la fatica, come io, dislessia totale, del 1C, è il fresco, è appena arrivato Stefano. Fresco per modo di dire. Si va per dire ovviamente. Come sta andando per adesso? Per adesso abbastanza bene, stavolta abbiamo deciso di adottare una strategia diversa, la shottata sul day 1 singolo e vediamo come va. Quindi speriamo. Oggi spa, piscina? No, oggi letto, no? Stasera vengo bustato, domani spa, piscina e tutto quanto. No, ma adesso di Francesco vedi essere più propositivo, dai. Speriamo. Tanto siete in due team diversi però, visto, no? Sì, perché io ero già in accordi con Mef e allora lui ha fatto un altro team. Sì. Sai quante chips ha raccolto Mef fino adesso? Immagino tantissime. Tantissime. Con la run che ha in questo periodo non può essere diversamente. L'ho già intervistato, basta. Adesso di Francesco, un bocca al lupo intanto. Grazie. Francesco, comodo però così, uno arriva, si rilassa, donna viene qua, tutte le facce stanche, tu fresco, riposato. È la prima volta però che succede una roba. Di solito sei il più stanco. Arrivo sempre sfiancato di solito. Oggi diciamo che me la godo diversamente. Scusa, chi c'hai nel tuo team a sto giro? Allora, nel nostro team stavolta c'ho il Bomber Skull, poi c'ho Marrazzo e Maggiorana. Te ne sei scelti anche tu buoni, eh? Diciamo di sì. Ascolta, ti lascio giocare per adesso, come sta andando? Abbastanza bene, eh. Sì. Perfetto. Grazie, bocca al lupo. Adesso a posto. Chi hai lasciato là? Chi c'è? Il tuo fratello? Domenico. Domenico. È lui allora che... lo salutiamo, Domenico è il nostro sempre amico Cattini Valerio, che sarà dall'altra parte. Ammirando. Ciao a tutti, ci vediamo. Ciao. Grazie Francesco.